Lezio Divina, lunedì 30 gennaio 2023, tempo ordinario. Vangelo secondo Marco 5:1-20. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato, neanche con le catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo». E gli domandò: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo, e gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise, e gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci, e il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa 2000, e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna, e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, quello che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne furono meravigliati. Nel Vangelo di oggi meditiamo un lungo testo sull'espulsione di un demonio che si chiamava Legione e che opprimeva e maltrattava una persona. C'è oggi molta gente che si serve dei testi del Vangelo sull'espulsione dei demoni per far paura agli altri. È un peccato. Marco fa l'opposto. Come vedremo, associa l'azione del potere del male con quattro cose: con il cimitero, il luogo dei morti, la morte che uccide la vita, con il porco che era considerato un animale impuro, l'impurità che separa da Dio, con il mare che era considerato come un simbolo del caos esistente prima della creazione, il caos che distrusse la natura. Con la parola legione, nome degli eserciti dell'impero romano, l'impero che opprime e sfrutta la gente. Orbene, Gesù vince il potere del male in questi quattro punti. La vittoria di Gesù aveva una portata enorme per le comunità degli anni 70, epoca in cui Marco scrive il suo Vangelo. Queste comunità vivevano perseguitate dalle legioni romane, la cui ideologia manipolava le credenze popolari relative ai demoni per far paura alla gente ed ottenerle la sottomissione. Il potere del male opprime, maltratta ed aliena le persone. I versi iniziali descrivono la situazione della gente prima dell'arrivo di Gesù. Nel modo di descrivere il 66 comportamento dell'indemoniato, Marco associa il potere del male al cimitero e alla morte. È un potere senza meta, minaccioso, senza controllo e distruttore che fa paura a tutti. Priva la persona della coscienza, di autocontrollo e di autonomia. In presenza di Gesù il potere del male si disintegra, cade in frantumi.
Nel modo di descrivere il primo contatto tra Gesù e l'uomo posseduto, Marco mette l'accento sulla sproporzione totale. Il potere, che prima sembrava molto forte, si scioglie e si frantuma davanti a Gesù. L'uomo cade in ginocchio, chiede di non essere espulso dalla regione e dice perfino il suo nome, Legione. Mediante questo nome, Marco associa il potere del male al potere politico e militare dell'impero romano, che dominava il mondo attraverso le sue regioni. Il potere del male è impuro e non ha né autonomia né consistenza. Il demonio non ha potere sui suoi movimenti, ottiene solo di introdursi nei porci con il permesso di Gesù. Una volta che si è introdotto nei porci, questi si precipitano in mare. Erano 2000. Secondo la gente, il porco era simbolo di impurità, impurità che impediva all'essere umano di mettersi in contatto e in rapporto con Dio e sentirsi accolto da Lui. Il mare era il simbolo del caos che esisteva prima della creazione e che, secondo le credenze dell'epoca, minacciava la vita. Questo episodio dei porci che si precipitano in mare è strano e difficile da capire, ma il messaggio è assai chiaro. Davanti a Gesù, il potere del male non ha né autonomia né consistenza. Chi crede in Gesù ha vinto già il potere del male e non deve avere paura. La reazione della gente del luogo, messa sull'avviso dei mandriani che si occupavano dei porci, la gente del luogo corse e vide l'uomo liberato dal potere del mare, ormai sano di mente. Ma la legione si introdusse nei porci, per questo chiedono a Gesù di andarsene. Per loro, infatti, i porci erano più importanti dell'essere umano che era appena ritornato in sé. Oggi succede lo stesso. Al sistema neoliberale importano poco le persone. Ciò che importa è il guadagno. Annunciare la buona novella vuol dire annunciare ciò che il Signore ha fatto per te. L'uomo liberato vuole seguire Gesù, ma Gesù gli dice: va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Questa frase di Gesù, Marco la rivolge alle comunità e a tutti noi. Per la maggior parte di noi, seguire Gesù significa va nella tua casa, dai tuoi e annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto.